Buonasera amici di Campania Tube, ci troviamo con la signorina Guglielmina. Ci può insomma descrivere, lei vende abiti insomma di lana in generale, se le piace questa manifestazione come è stata svolta e soprattutto se è una bella manifestazione che da tanti anni si organizza a Spennaletto ad Arpinolo? Sì, come festa è bellissima, viene svolta bene e niente, qua è tutto il lavoro artigiano di lana fatta a mano, a ferri, come può vedere c'è un po' di tutto. Quindi lei insomma lavora particolarmente sui suoi capi? Diciamo che in particolarmente c'è mia suocera e la sua collega che lavora il tutto durante l'anno. Io do giusto una mano per questi 3 giorni di questa manifestazione. Ci può spiegare insomma come viene durante l'anno la lavorazione di un capo, come viene fatta la lana eccetera, svolta in generale? Allora, viene in base a quel che si vuole creare, ovviamente con i ferri, e ci sono vari punti e tramite dei libri, giornali, che ci sono dei modelli, così creiamo lavori. In generale, diciamo. E per quanto riguarda questa manifestazione, è stata organizzata qui a Spedaletto d'Alpino, insomma a Montevergine, aiuta Montevergine, una bella cosa che è stata organizzata. Lei che cosa ne pensa? È stata organizzata benissimo, una bella festa, ogni anno c'è sempre una novità in più, tantissime persone sono venute, piacevole. Questa sera è l'ultima sera, giusto? Si concluderà? Sì. Ci sono state molte persone nell'arco delle 3 serate? Sì. Molte, molte, poi più che altro il tempo ci ha accompagnato tanto, si è stato bene, allora c'è stato molto divertimento e comunque le persone soddisfatte, anzi chiedevano pure se l'anno prossimo la manifestazione si ripete, più o meno i giorni. Ok, noi la ringraziamo molto, facciamo un saluto agli amici di Campania Tube.